Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, in questo video vi mostro i prodotti terminati nell'ultimo periodo. Diciamo che se non erro sono i prodotti degli ultimi 2-3 mesi, non di più. Sì, dovrebbero essere 2-3 mesi. Prima di iniziare ti ricordo che se ti piacciono i miei video mi puoi sempre supportare con un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video che arriveranno ti invito ovviamente a iscriverti al canale e dopo i preamboli iniziali possiamo cominciare. Allora, ovviamente butterò le mani ciò che trovo di quello che descrivo. Giù nell'info box, l'ultima informazione prima di iniziare, effettivamente, giù nell'info box ti lascio la lista completa di questi prodotti che ti sto per mostrare. Dei prodotti che esiste già una recensione sul mio canale, troverai il link con il minutaggio per, se vuoi ascoltare qualche parolina in più. Degli altri prodotti, ovviamente, darò una piccola recensione in questo video come un buon video prodotti finiti, un classico video prodotti finiti deve fare. Comunque, iniziamo. Allora, struccanti della salviette struccanti della Fria, della linea Utility, 64 salviette delicate struccanti 3 in 1, occhi, viso e labbra, effetto idratante per le normali con bisabololo, estratti di vite rossa. Vabbè, non testato sugli animali, eccetera. Mi sono piaciute molto, erano molto grandi e belle, pregne, con un buon profumo e un potere struccante molto alto. Mi struccavano egregiamente mascara, le matite nere. Anche un trucco come quello di stasera sarebbero riuscite a togliere tranquillamente. Sì. Ho fatto, lo vedete un po' aperta la confezione perché ovviamente l'ho ripiegata per buttarla in borsa. Ho usato di nuovo questi, oddio, come si chiamano? Integratori, non viene il nome, della Calo Pharma, il Calo Car Arco. Allora, rewind. Allora, la marca è Arco Farm e la linea è la Arco Capil. Sono integratori capelli e unghie. Dovrebbe esserci forse un'altra scatola, sì, perché la confezione, tra virgolette, la cura, ma non si chiama cura in questo caso, ma l'utilizzo vale per due confezioni. Comunque sono integratori capelli e unghie, formula fortificante, vitalità, brillantezza, forza, ferro, zinco, selenio, rame, biotina, cistina, metionina, acido folico, vitamina B5, B6, D3. Programma per un mese, vanno prese due capsule al giorno. Mi sono trovata benissimo, purtroppo l'ho utilizzato in lockdown. L'ho usato in lockdown quando le estetiste erano chiuse, la mia estetista era chiusa, quindi praticamente ok, passarmi il Silke Peel che io adoro e se volete sentire altre due parole sul mio Silke Peel, la recensione troverete nella idea di informazioni il link che vi riporta direttamente a quel video. Quindi oltre a utilizzare quello comunque mi sono trovata ad avere sopracciglia veramente terrificanti perché non le so tenere a bada, altre zone del corpo che faccio cerettare solo alla mia estetista, molto molto invece preoccupante quando sono ritornata dalla mia estetista, ha dovuto lavorare un bel po'. Comunque le unghie sono molto forti, a parte questa però si sta rinforzando, le altre sono veramente molto forti. Ultime parole famose, domani mi ritroverò senza unghie. Anche il mio parrucchiere ha trovato visibilmente i miei capelli molti di più perché mi sono nati un sacco di baby hair, quindi mi sono piaciuti molto. Ma io già li avevo utilizzati anche per il corpo, come rinforzatore pre-esposizione solare, pure mi erano piaciuti molto. Comunque, continuando a buttare le mani, ho terminato questo burro corpo della Saponaria. Burro cocco, la crema solido nutriente e lenitiva, corpo e massaggio, karité e cacao. Voglio soltanto far vedere la sua confezione e risentire il profumo. Questa confezione, come vi dicevo nella recensione, è biodegradabile. Questa no, ovviamente perché è plastica. No, anche questa è biodegradabile perché c'è scritto plastic free. Devo controllare prima di cestinare. Comunque,
Mi è piaciuto molto questo burro. Era un po' difficilotto per stenderlo perché l'ho utilizzato ovviamente nel periodo invernale, quindi era molto solido, però a contatto con la pelle non era così facile stenderlo, però mi lasciava una pelle favolosa, veramente favolosa. Della Bema viso trattamento idratante 24 ore, una crema viso molto mi verrebbe da dire spumosa perché è la metà tra una crema effettiva e un gel delicato sul viso, molto idratante, dà un profumo veramente buonissimo. Si è incollato anche. Dovevo fare questo video un po' di tempo fa. Ok, chiudiamo tutto. Un'ottima crema, un ottimo trattamento leggero. Mi piaceva sia usarlo di giorno che come crema notte. Ho terminato un solvente per unghie della B-Makeup 125 ml con acetone e acqua soltanto. Io li preferisco perché vado in modo molto rapido a togliere lo smalto, non devo insistere, quindi non rischio di disidratare ancora di più l'unghia, ma veramente in un microsecondo tolgo e poi io ovviamente li nutro, eccetera, ma preferisco sempre gli acetoni. Ho provato altri metodi di leva smalto, ma questo è il mio preferito. Ancora salviette, queste qua da viaggio, le Speed Care struccante detergente make-up remover wipes, no, con acqua micellare, no alcol, parabeni, pH fisiologico. Vabbè, erano 15 salviette, perché era quello da viaggio. Diciamo che sono piccine, ovviamente, però anche una salviettina, diciamo, di questa grandezza qua mi riuscivo tranquillamente a struccare anche un make up intero come quello che vedete oggi. Non mi ha bruciato gli occhi, non sono state stupide, anzi belle, piene di struccante fino alla fine. Avevano una trama, il tessuto che aiutava anche a fare un leggero scrub perché non era completamente liscia, quindi comunque mi aiutava anche a togliere il trucco. Poi ho terminato della Omnia una crema corpo erboristica all'olio di jojoba con estratto. Olio biologico estratto a freddo 200 ml, classica crema molto nutriente, molto facile da massaggiare, da far dal facile assorbimento, buon profumo, veramente un'ottima crema. La Omnia mi piace tantissimo come marca, diciamo, bio per diciamo drugstore, ma in questo caso no, comunque della grande distribuzione. Della Flormar ho terminato il mascara rotante, cioè quel mascara che dentro ha quel sistema di. Ok, le pile si sono scaricate, ma premendo il pulsantino non mi dovevo colare i capelli. Le setole giravano e ti aiutavano a prendere perfettamente tutte le ciglina ed avere un effetto volume molto molto importante. Mi è piaciuto tanto come mascara in sé, e poi l'effetto, vabbè, rotante. Uno sfizio che ok, ci sta. Ancora un prodotto della Flormar, una base, un base coat, il Calcium Gel 11 ml, non so se si nota, era bluastro, quindi dava anche un effetto ottico di sbiancamento dell'unghia, ma è veramente un ottimo ottimo prodotto come rinforzante unghie. Quando l'ho utilizzato non avevo quel mio classico problema che mi si spaccano le unghie con tantissima faceta, mi è piaciuto molto. Continuando a buttare le mani, finalmente direi, finalmente ho terminato questa base occhi della Mesauda Perfect Eye Lid Base. Primer levigante per ombretto. Levigava, ma mi faceva sempre non mi faceva durare più del dovuto. Gli ombretti andavano a finire nelle pieghe, non mi è piaciuto proprio. Quindi 12 ml, ma non finiva più. Oh mio Dio, l'ho odiato, anche se non si dice. Dei provenzali della linea Talasso, il gel drenante effetto freddo, azione mirata stimolante defaticante. Un trattamento ultra, un assorbimento ultra rapido, una buona crema per cercare di rivitalizzare le gambe affaticate, quindi per fare un massaggio dal basso verso l'alto dopo una giornata molto pesante, una buonissima crema dall'effetto rinvigorente, ce la posso fare. Poi, sempre della Flormas, ho usato un sacco di prodotti della Flormas in questo periodo.
il VHD Invisible Cover Foundation SPF 30. Non c'è scritto più il numero, è andato cancellato. Di questo trovate il video recensione suo dedicato, che ne ho fatto uno a parte, uno solo per lui, perché lo meritava. È un ottimo, ottimo fondotinta, mi è piaciuto tantissimo, tant'è che ne ho un altro, lo sto utilizzando in questo periodo perché veramente mi è piaciuto tanto. Me l'ha regalato mia zia, ma io di solito cerco di evitare di utilizzare per 2 volte consecutive lo stesso prodotto, perché come sapete io, si vede, non sono una Yuppie YouTuber, una influencer, quindi le mie recensioni sono prodotti che io ho acquistato e che vi voglio recensire, ho piacere di recensirvi, e quindi cerco sempre di non usare, di non comprare doppioni, di modo tale che ho comunque più possibilità di parlarvi di più prodotti. Comunque, sorvoliamo. Shampoo della HP Bio, shampoo da ricetta biologico, camomilla e aloe vera, capelli colorati e sensibili, estratti vegetali 100% biologici. Uno shampoo, questo ho acquistato a Lidl, forse uno dei pochi shampoo alla camomilla che non mi piace, forse che c'era c'è l'aloe dentro e non mi lascia quel bel profumo di camomilla che io adoro negli shampoo a base di camomilla, e mi lasciava anche un strano effetto sul cuoio capelluto. Dopo una solo 24 ore dal lavaggio sentivo comunque i capelli che non erano più freschissimi, quindi questa cosa non mi faceva impazzire. Poi, continuando a buttare le mani, della Yves Rocher, in italiano. Eccolo qua, bagno doccia rilassante al profumo di magnolia e tè bianco, una confezione da 400 ml, forse uno dei bagnoschiuma con il profumo più dolce e mi verrebbe da dire romantico mai sniffato in vita mia. Quando mi sono lavata con questo prodotto mi sentivo una principessa Disney, e aveva questo colorino rosa pescato con un, diciamo, un glitter all'interno, ma non era glitter, era bellissimo. Mi sentivo una principessa Disney. Mi piaceva tantissimo usare questo prodotto, veramente molto. Ok, della Vintage, una crema mani profumata alla pappa reale per pelli sensibili, 150 ml, una delle creme, lo dicevo anche nel video recensione, con prodotto più confezione più grande, mi è piaciuta tantissimo. Mi lasciava le mani con della glicerina, se non erro, all'interno, sì, come secondo ingrediente. Mi lasciava queste mani protette durante l'inverno, e in questo periodo che stiamo utilizzando prodotti di disinfezione che disidratano le mani, avere un prodotto, una crema con glicerina, ti salva le mani, e me le ha salvate veramente. Ottimo, ottima crema. Ho terminato il mio sommo dispiacere questo olio prodigioso della NYX, Huile Prodigieuse, un olio multiscopo, oddio, come si dice in italiano? Olio secco multifunzionale, viso, corpo e capelli, nutre, ripara, sublima tutti i tipi di pelle. Mi è piaciuto tantissimo utilizzarlo come impacco pre-shampoo sulle punte, o ancora come trattamento unghie e cuticole, e ancora come olio post pulizia del viso con le maschere tipo l'argilla, eccetera. Quando facevo le maschere, avevo la mia routine di maschere, di solito la faccio il lunedì, poi dipende comunque, e in quella giornata decidevo di non uscire di casa, invece della crema idratante preferivo sul viso inumidito utilizzare poche gocce di questa sul contorno, sul viso e anche sul contorno occhio, sul viso e anche sulle labbra. E mi è piaciuto anche sulle labbra nei periodi in cui erano molto screvolate, mi ha aiutato tantissimo a ristabilire un equilibrio, un'idratazione. Ancora buttando le mani, ho terminato della Piz Vai questo prodotto per rimuovere le cuticole. Si chiama Cuticle Remover Gel. Mi è piaciuto molto, ha fatto il suo lavoro, anche lo strumento, non l'ho mai utilizzato questo spingicuticole, perché di solito utilizzo un altro a parte, non volevo contaminarlo per poi andarlo a reinserire dentro, poi doverlo pulire ogni volta e sprecare prodotto, quindi ne ho utilizzato uno a parte, però anche questo non è niente male.
Ancora, che cosa è rimasto? Della CN Nature, la crema contorno occhi High Cream Wild Rose, quindi una crema alla rosa canina, idratante ma non eccessivamente idratante, leggero, facile da fare i massaggini, non si assorbe troppo rapidamente, ma neanche con una lentezza estrema. Un buonissimo prodotto da supermercato, quindi di facile reperibilità, mi è piaciuto tanto. Poi ho finito questa matita che non ricordo il marchio, la marca, ma ve lo lascio giù nell'info box se lo ritrovo. È una matita, semplice matita nera che ho utilizzato nell'ultimo periodo e c'è ancora un mozzicone, ma non si riesce più a temperare, quindi lo vado a cestinare. Non mi ricordo il marchio, vabbè, ve lo lascio giù nell'info box. Ok. Bustina vuota, quindi questi sono i prodotti che ho utilizzato nell'ultimo periodo, che ho terminato nell'ultimo periodo con insomma soddisfazione, direi. Sono stati quasi, no, nessun prodotto mi ha deluso effettivamente. Sono stata, cioè, a parte la base occhi della Meusada, ma già lo sapevamo, tutto il resto sono prodotti che ho amato molto, mi sono piaciuti molto. Ok, ti rinnovo l'invito a mettermi un pollice in su se questo video ti è piaciuto. Se non vuoi perdere i prossimi video, ti invito ovviamente a schiacciare sul pulsantino iscriviti. E se ti va, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!